Grazie per essere venuti nonostante il caldo torrido di questo inizio di giugno. Allora, nella confusione generale, noi abbiamo poche idee, ma sicuramente chiare. C'è un paese aggressore e un paese aggredito, l'Ucraina. Un paese che ha violato il diritto internazionale, la Russia, e un altro paese che subisce devastazioni del suo territorio, massacri della popolazione civile. Consideriamo la guerra un delitto contro l'umanità. Su questo non abbiamo dubbi né incertezze. E la guerra, questo però lo dobbiamo cominciare a pensare con profondità, è già una forma di competizione tra gli stati capitalistici per l'accaparramento delle risorse sempre più scarse in vista di un possibile collasso ambientale. Le guerre sono già cominciate per questo. Aggiungo che non abbiamo nulla da difendere né della persona di Putin, né della sua scelta di fare la guerra, né del suo regime. È uno dei grandi blocchi geopolitici che si contrappongono ad altri blocchi. Ma questo lo devo aggiungere. La ritorsione con la quale gran parte dei giornalisti italiani da mesi accusa chi condanna la guerra e la Russia, ma non calca in testa l'elmetto di soldato, restando tra l'altro in poltrona, serve solo a tacitare la cattiva coscienza del loro servilismo filoatlantico. Costituisce un gesto di disonestà intellettuale che non fa onore al loro mestiere. Aggiungo da parte mia che siamo uomini di parte, certamente non dalla parte dei più forti, ma siamo uomini liberi e soprattutto non dobbiamo rendere conto a un padrone di quello che scriviamo o diciamo. Noi però non ci fermiamo alle esecrazioni e alla condanna, proprio perché siamo occidentali, quanto a boria coloniale dentro questo termine. Siamo abituati a non restare fermi al presente, ad andare oltre la soglia dell'esecrazione e della condanna. Vogliamo capire perché è accaduto quel che abbiamo sotto gli occhi, lo spettacolo che ci angoscia. Per questo solleviamo lo sguardo e cerchiamo di comprendere, se non le ragioni, perlomeno le cause. Ricorriamo alla storia. L'unico antidoto contro la propaganda e la menzogna. E la storia, come ci ricorda un grande storico inglese, peraltro grande storico della classe operaia, Edward P. Thompson, è la scienza del contesto, la scienza del contesto. Senza questo sguardo sistematico dietro non comprendiamo la genesi dei processi. E senza questa comprensione non abbiamo gli strumenti per cercare le soluzioni. Brevemente un piccolo riassunto di cose che in gran parte si sanno, ma giova ricordarlo. Prima dell'invasione russa in Ucraina è nata una guerra civile intermittente. Da anni il governo ucraino perseguitava in alcune aree di quel paese la popolazione russofona. Conduceva un programma apertamente razzista di ucrainizzazione con la mira di cancellare la lingua e la cultura russa. Si tratta di una realtà ignota in gran parte alla stampa europea e al ceto politico e soprattutto italiana. Ci sono stati i fatti del 2014 nel Donbass, che tutti conoscete, la cacciata di un presidente regolarmente eletto, Viktor Yanukovych, gli accordi di Minsk, eccetera. Non entro nel merito, altro probabilmente lo farà. Ricordo questi fatti per evocare un contesto e non certo per giustificare l'invasione russa, che non si giustifica, ma per capirne le radici. Tuttavia, il contesto russo-ucraino non basta a spiegare il conflitto. Occorre alzare ancora di più lo sguardo, varcare l'Oceano Atlantico. E allora scopriamo che questa guerra è stata pazientemente ricercata dagli strateghi militari dell'amministrazione americana. Ormai lo sanno anche i bambini che gli Stati Uniti dopo l'89 hanno proseguito di fatto la guerra fredda contro il più grande paese dell'ex Unione Sovietica.
La NATO a guida americana si espanse con le proprie basi militari nei paesi dell'ex patto di Varsavia, arrivando con i propri missili sino ai confini della Russia. E non l'ha fatto per proteggere quei paesi dall'orso russo, come dice certo giornalismo, ma per una mira geopolitica ben precisa. Allora, io mi limito qui, non sono proprio rivelazioni ignote, mi limito a citare alcuni brani tratti da un lungo rapporto della RAND Corporation, che è un istituto di studi strategici fondata negli Stati Uniti alla dipendenza delle forze di quel paese, che oggi è un think tank, come si dice, al servizio degli Stati Uniti, ma anche dei paesi amici. Mi limito a citare alcuni passi appunto di questo rapporto del 24 aprile del 2019. Il rapporto si intitola Overextending and Unbalancing Russia, che io tradurrei sovraccaricare e destabilizzare la Russia. Leggo solo, diciamo, l'indice annunciato di uno dei primi capitoli. Questo capitolo descrive sei possibili mosse degli Stati Uniti nell'attuale competizione geopolitica: fornire armi letali all'Ucraina, riprendere il sostegno ai ribelli siriani, promuovere un cambio di regime in Russia, sfruttare la tensione armena e azera. Avete notato le passioni la passione degli americani per i conflitti interni? Intensificare la tensione all'Asia centrale e isolare la Transnistria, un'enclave occupata dalla Russia all'interno della Moldavia. Intensificare la sfida alla presenza militare russa e all'operazione all'estero potrebbe avere diverse conseguenze. Potrebbe indurre la Russia a ritirarsi da alcuni di questi impegni, il che potrebbe essere una vittoria importante per gli Stati Uniti. La Crimea, l'Ucraina orientale e la Siria sono un sarasso per l'erario russo e per il bilancio della difesa. Tali mosse probabilmente imporrebbero serie tensioni aggiuntive alla difesa russa e alla sua capacità economica. Sono appunto solo alcuni dei passaggi. Il rapporto è ricchissimo di indicazioni di questo genere. Una informazione: nel 2014 il Congresso ha autorizzato l'assistenza militare ed economica nell'ambito dell'Ukraine Freedom Support Act. Freedom. Quanti delitti si commettono in tuo nome, libertà. Allora, da allora fino all'anno solare, continua sempre il rapporto, fino all'anno solare 2016 gli Stati Uniti hanno fornito 600 milioni di dollari in assistenza alla sicurezza. Dunque, già dal 2014 gli Stati Uniti prendevano parte alla intermittente guerra civile in corso in Ucraina. Dal 2014 un paese che vide il Trattato dell'Atlantico del Nord, così, questa è la NATO, dell'Atlantico del Nord, si provava a operare militarmente ai confini della Russia. Allora dobbiamo cercare di capire perché. Perché operavano lì gli Stati Uniti? Per capire occorre soffermarsi e dire qualche cosa di più preciso sull'altro grande protagonista della guerra tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti per l'appunto. Il paese che esporta la democrazia nel mondo, come sapete, e che riduce alla fame la popolazione di Cuba, perché non ubbidisce a Washington, e appoggia l'apartheid di Israele contro il popolo palestinese. E qui io devo affermare una verità che io credo fondativa, radicale, se vogliamo afferrare il corso delle vicende geopolitiche degli ultimi 30 anni. Gli Stati Uniti hanno una necessità vitale di fare guerra, di aprire fronti di conflitto militare nei luoghi del pianeta dove si creano le possibilità. E loro sono bravissimi nel creare queste possibilità. Lo dichiariamo innanzitutto sulla base di una constatazione storica: l'invasione dell'Iraq, dell'Afghanistan, della Libia, con e senza NATO, ma anche per delle considerazioni generali. Il Pentagono è la più grande fabbrica d'armi del pianeta, è parte di un sistema industriale, incistata nel sistema industriale,
E le armi, lo sapete, sono una merce speciale, servono per uccidere uomini e donne, abbattere edifici, distruggere territori, annientare le creature selvatiche che vivono nei loro habitat. Per venderle sono necessarie le guerre, ma anche le sparatorie per i cittadini americani. Ho letto impressionato una statistica pubblicata il 23 di maggio da Corriere della Sera. Sapete quanto sono stati nel 2020 per sparatorie sulla coesione sociale di questo paese, di cui dirò subito? Gli Stati Uniti hanno infatti un drammatico bisogno di nemici esterni, che sono lacerati allo interno da crescenti disuguaglianze sociali e da un'antica risorgente questione razziale. Sono sempre più sull'orlo di una guerra civile. L'esplosione del movimento Black Lives Matter è la più recente di questi segnali, di queste rivelazioni. L'altra e contrapposta rivelazione è l'assalto dei seguaci di Donald Trump alla sede del Congresso del gennaio del 21. Il primatismo bianco che esplode di tanto in tanto in isolati massacri di cittadini innocenti non è un fenomeno isolato e superficiale. Un loro esponente di spicco è diventato infatti presidente di quel paese. Gli Stati Uniti hanno bisogno di far valere la loro supremazia militare, perché vedono di anno in anno decadere la loro potenza economica. Sono insidiati nell'accaparramento delle materie prime, nella produzione manifatturiera e sui mercati di esportazione dalla Cina, dall'Europa e ormai da una moltitudine di paesi emergenti. Negli ultimi 40 anni hanno subito il più vasto e drammatico processo di deindustrializzazione della loro storia, con decine di stati che hanno oggi un tasso di povertà della popolazione di almeno il 10%. Si chiama Rust Belt, la cintura della ruggine nell'insieme di questi stati. Ruggine perché è la ruggine delle fabbriche abbandonate. Gli Stati Uniti hanno un debito pubblico gigantesco. Secondo un'agenzia di trading, nel 2021 ammontava a 28.428.919 milioni di dollari. Il deficit della loro bilancia commerciale è di 1.000 miliardi di dollari. Lo pagano stampando carta, naturalmente carta verde. Il cosiddetto sogno americano è oggi per milioni di cittadini il lavoro precario e la disoccupazione intermittente. Dunque oggi gli Stati Uniti sono un gigante in declino e perciò un paese pericoloso. La loro sovrastante supremazia militare li spinge a rovesciare con le armi i rapporti di forza economica che li vedono perdenti. Ricordiamo che questo paese spende in armamenti 800 miliardi di dollari l'anno di fronte ai 60 miliardi della Russia. Per questa espansione attraverso la NATO. Dopo la guerra con la Russia sarà la volta della guerra contro la Cina. L'ossessione costante delle amministrazioni americane. L'esultanza dell'elite europea per l'eventuale ingresso della Finlandia e della Svezia nell'alleanza è di una cecità suicida. Ai lungimiranti strateghi che plaudono a tale scelta, rammentiamo che essa prosegue l'espansione della NATO ai confini della Russia, la stessa che ha avuto come esito l'esplosione della guerra in corso. E quanto cercavano le amministrazioni americane. Vogliamo proseguire su questa strada? È questa la via per accrescere la sicurezza dell'Europa? Dunque, in che direzione vogliamo muoverci? Oggi, naturalmente, dobbiamo insistere per una trattativa a oltranza che coinvolga soprattutto le Nazioni Unite e perché si giunga alla pace. Altri, naturalmente, affronteranno questo tema, io non mi soffermo per brevità. Ma non possiamo fermarci al presente. Occorre che l'Unione Europea abbia una politica estera autonoma, svincolata dagli interessi statunitensi, che è l'ora globale del Novecento, che la storia è finita,
Tra parentesi, trovo inquietante però che il pacifismo americano non si faccia vivo in questi giorni. Perciò occorre perseguire l'obiettivo di sciogliere la NATO, è un obiettivo irrinunciabile per il futuro di pace del mondo, non solo dell'Europa. L'Unione Europea deve emanciparsi da questa che è una vera servitù militare, estenderla come vogliono fare i partiti politici contro la volontà dei propri popoli, contro l'opinione pubblica generale che essi dicono di voler rappresentare, incoraggia gli Stati Uniti sulla strada di nuove avventure imperiali. Su questa strada l'avvenire dei nostri figli e dei nostri nipoti è in pericolo. Quella a cui abbiamo assistito negli ultimi 3 mesi non ha forse precedenti nella storia, nella nostra storia, forse soltanto qualcosa di simile è accaduto alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Quasi tutte le elite europee dell'economia, della cultura, del giornalismo si sono schierate contro il volere della grande maggioranza della popolazione, si sono schierate a favore della guerra. È un'esperienza inquietante, guardate, ci ha mostrato con quanta irresponsabilità, in preda a un servile fanatismo atlantico, le elite europee possono trascinarci in una terza guerra mondiale. Ma oggi non è più tempo di guerra, di conflitti tra stati capitalistici di diverso colore, stile, che degenerano in contrapposizioni armate. Abbiamo fatto guerra al pianeta, alla casa che abitiamo, ora dobbiamo prendercene cura. Occorre puntare a un ordine multilaterale del mondo prima che la scarsità di risorse porti alla guerra di tutti contro tutti. Avremo bisogno di una Costituzione della Terra, come quella elaborata da Luigi Ferrajoli. Lo hanno capito le nuove generazioni dei Free Days for Future. Non riescono a capirli i loro padri e nonni, rimasti con la testa al 900, senza un briciolo di preoccupazione per lo stato del pianeta, impegnati a contare soldi e a sognare nuove espansioni coloniali. E questo, care amiche e cari amici, mandare nuove armi in Ucraina, portare come ha scelto di fare il governo italiano al 2% del PIL, poco meno di 40 miliardi, le spese in armamenti è un delitto sociale contro il popolo italiano. Occorrerà denunciarlo in ogni luogo possibile, sia lo sfinimento. Il governo e il ceto politico italiano sottraggono risorse agli ospedali, alle scuole, alla ricerca, alla cura del territorio, alle donne e ai disoccupati del sud e le impiegano in carri armati, bombe, missili destinati a uccidere cittadini innocenti nei vari angoli della terra. Da noi la scelta di guerra del Partito Democratico però costituisce un dato di netto chiarimento nello scenario politico. Rende definitivamente evidente la natura moderata e conservatrice di quel partito. Come quasi tutti i partiti esistenti in Italia e in Europa, svolge il compito di attivare gli effetti dei poteri selvaggi del capitalismo del nostro tempo. La sua ragione politica è garantire la stabilità sociale al meccanismo di accumulazione dominante. Però questa grave divaricazione tra elite e cittadini italiani ha aperto anche un varco a una possibile alternativa politica che finalmente può prendere forma anche nel nostro paese. Per questo nei prossimi mesi occorre lavorare per entrare in sintonia con la vasta area sociale contraria alla guerra e ne subiranno conseguenze più gravi, che avrà bisogno di far sentire la sua voce. Dopo la guerra ci sarà un duro dopoguerra di inflazione e di aggressione dei deboli. Occorre lavorare per comporre un movimento unitario. Oggi ci sono decine di manifestazioni durante il conflitto in corso per iniziative di singoli gruppi. È un segno di vitalità democratica, ma anche un segno di debolezza, di sfilacciamento. Dobbiamo puntare a una ricomposizione non per formare le liste elettorali, una organizzazione nuova tutta da sperimentare.
Occorre trovare forme di dialogo e di competizione con le tantissime associazioni della società civile, del volontariato, del mondo laico e del mondo cattolico che tendono viva la democrazia italiana. Il nostro paese, nel nostro paese oggi appare drammatica l'assenza di un'altra voce che non sia quella dei partiti di governo e solo di governo, di una forza di opposizione radicale. Radicale viene da Marx, non da Marco Pannella, e vuol dire afferrare le cose alla radice, e non sta per estremista, ma per profondità di analisi necessaria a una politica efficacemente riformatrice. Un grande e radicale progetto riformatore. La scelta del partito democratico ormai fa parte di un luogo che mobilizza la dinamica sociale del paese, richiede la formazione di un nuovo soggetto politico. Un'organizzazione per ripristinare la democrazia, dare voce alla multiforme realtà del lavoro, creare spazi di verità e di onestà intellettuale nel mondo dell'informazione, diventata all'opposizione a chi non ci sta, a chi non accetta l'attuale ordine ingiusto e feroce. Grazie. Grazie Piero.